Stava tornando a casa dai genitori a Portogruaro in sella alla sua moto, ma ha trovato la morte. Non c'è stato nulla da fare per Tommaso Bergamo, che è morto sul colpo in località Cesarolo, nel territorio di San Michele al Tagliamento, dopo essersi scontrato con l'auto guidata da un 47enne di Ronchi. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il conducente del mezzo potrebbe essere partito dallo stop troppo presto, tagliando la strada al ragazzo, volato sull'asfalto. È stato proprio l'automobilista a chiamare immediatamente i soccorsi che, una volta giunti sul posto, hanno capito quanto grave fosse la situazione. Tommaso, che avrebbe compiuto 22 anni a dicembre, non rispondeva agli stimoli. Troppo gravi le lesioni riportate. È morto sul colpo. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Poco dopo sono arrivati sul posto anche i suoi genitori, in preda alla disperazione. La salma di Tommaso è stata trasportata all'obitorio di San Michele al Tagliamento. Ora spetterà al magistrato decidere se disporre l'autopsia o fornire il nulla osta per i funerali.